2834 dei deputati Lombardi ed altri, concernente iniziative di competenza a tutela dei diritti fondamentali dei lavoratori in relazione alla disdetta da parte di TIM degli accordi sindacali del 14 e 15 maggio 2008. La deputata Roberta Lombardi ha facoltà di illustrare la sua interrogazione. Prego. Grazie Presidente. Il 7 febbraio 2017, durante un tentativo di conciliazione presso il Ministero del Lavoro tra la TIM e il sindacato Wilcom, in vista di uno sciopero indetto contro il nuovo regolamento aziendale imposto unilateralmente dall'azienda in vigore dal 1 febbraio, che peggiora le condizioni economiche e lavorative dei suoi dipendenti, la società ha riportato una serie di indicatori economici a sostegno della sua azione, tra i quali ricavi in calo, costo del lavoro stabile e malgrado il ricorso alla solidarietà, contrattazione di secondo livello antistorica e o inadeguata a sostenere la produttività. Peccato che esattamente il giorno prima, il 6 febbraio, durante la presentazione ufficiale del piano strategico per il prossimo biennio, i vertici TIM avessero divulgato dati completamente opposti: ricavi in aumento, costo del lavoro in diminuzione, contrattazione di secondo livello che avrebbe prodotto cospicui risultati. Chiediamo pertanto al Ministro se disponga, quando apre questi tavoli di lavoro, dei reali indicatori economici rifiniti all'andamento delle aziende in crisi e se alla luce dei dati relativi nello specifico a TIM non reputi necessario intervenire allo scopo di sollecitare un nuovo tavolo tra TIM e le RSU aziendali, stavolta e non i dirigenti nazionali, visto che si parla di contrattazione di secondo livello. Grazie collega Lombardi. Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Giuliano Poletti ha facoltà di rispondere. Grazie Presidente, grazie Onorevole. I vertici aziendali della TIM hanno intrapreso un processo di riorganizzazione dichiaratamente teso a favorire il riequilibrio economico e la competitività aziendale mediante la previsione di un piano straordinario di riduzione dei costi e di un nuovo modello di gestione volto al recupero della produttività e dell'efficienza dell'azienda. Nell'ambito di questo processo, la società ha avviato, dal luglio dello scorso anno, un confronto con le rappresentanze sindacali dei lavoratori al fine di individuare soluzioni in grado di contemperare le esigenze di competitività con i diritti dei lavoratori, anche attraverso l'adeguamento degli accordi sottoscritti in un contesto economico diverso da quello attuale. Secondo questa logica, il 6 ottobre dello scorso anno la società ha presentato la disdetta, con effetto a decorrere dal 1 gennaio del 2017, degli accordi aziendali del 14 e 15 maggio 2008, avanzando proposte di rinnovo delle norme previste da questi accordi. Ne è conseguita nei mesi di novembre e dicembre 2016 una importante mobilitazione dei lavoratori della TIM, che è culminata con lo sciopero nazionale del 13 dicembre del 2016. In sostituzione degli accordi collettivi del 2008, la società ha emanato, lo scorso 8 febbraio, un nuovo regolamento aziendale che integra il vigente contratto collettivo nazionale, disciplinando diversi aspetti del rapporto di lavoro. Tuttavia, le organizzazioni sindacali dei lavoratori, in occasione dell'incontro dello scorso 23 febbraio, hanno ribadito la necessità di avviare con urgenza un confronto con i vertici aziendali al fine di valutare gli effetti del nuovo regolamento aziendale sui lavoratori. Dalle informazioni che abbiamo acquisito attraverso la Direzione Territoriale di Milano, sono previsti ulteriori incontri già fissati anche nel mese di marzo. Per quanto di competenza, faccio presente che ad oggi, presso il Ministero del Lavoro, si sono svolti 5 tentativi di conciliazione nell'ambito delle iniziative di estensione del lavoro proclamate dalle rappresentanze sindacali dei lavoratori nei confronti di TIM. Tutti gli incontri hanno tuttavia registrato l'inconciliabilità delle posizioni delle parti in ordine alla disdetta da parte della società degli accordi collettivi del 2008. Segnalo inoltre che presso i nostri uffici è attualmente in corso la procedura per la concessione di un trattamento di integrazione salariale a seguito della stipula di un contratto di solidarietà previsto per il periodo dal 1 dicembre 2016 al 30 novembre 2018. Da ultimo, con riferimento al quesito degli interroganti, posso assicurare la massima attenzione del Governo sulle vicende in esame, garantendo l'apertura, qualora richiesto dalle parti, di un tavolo di confronto al fine di contemperare le diverse posizioni nell'ottica di salvaguardare i diritti dei lavoratori. La ringrazio. Previsti ulteriori incontri a marzo tra i sindacati dei lavoratori e vertici aziendali della TIM. Il Ministero sta monitorando la situazione, aperti a un tavolo tecnico. Attraverso di lui, perché il 6 febbraio 2017 i vertici TIM, ribadiamo, hanno presentato un piano strategico con dei risultati finanziari per quanto previsionali che descrivevano uno sviluppo positivo tendenziale dell'azienda. In effetti negli ultimi 5 anni i ricavi sono aumentati ed evidentemente la contrattazione di secondo livello che loro hanno voluto abolire ha concorso al raggiungimento di tali risultati.
Il 6 ottobre, la data che diceva lei, la stessa team invece aveva presentato ai rappresentanti dei lavoratori un quadro nefasto: ricavi in calo, redditività in declino, profitti insufficienti, produttività in ginocchio, costo del lavoro stabile malgrado il ricorso alla solidarietà, contrattazione di secondo livello antistorica, inadeguata alla produttività. Proprio sulla base di questi presupposti hanno quindi disdetto gli accordi del 2008, hanno imposto questo nuovo regolamento che è entrato in vigore e che peggiora le condizioni. Allora, è evidente che le due versioni sono inconciliabili, perché o la team va male e allora ha mentito nella presentazione del piano azionario agli azionisti e a noi non ce ne interessa, ma certo sta facendo, è giusto che il Ministero quindi intervenga subito pretendendo un nuovo incontro la team e le rappresentanze sindacali aziendali e non nazionali questa volta, visto che si tratta di un accordo di secondo livello, o la team va bene e allora piangere sulla spalla del Ministero per la solidarietà non va bene, ci stanno prendendo in giro e con il ricatto e la menzogna ci stanno imponendo di fare e utilizzare risorse pubbliche nei loro confronti. Lo scorso 12 gennaio in Commissione Lavoro il sottosegretario Biondelli, interrogato sempre da me, ci aveva garantito l'impegno del Governo a tutelare la dignità e le condizioni dei lavoratori team. Tuttavia oggi non ci pare pervenuta nessuna risposta. È infatti evidente che in presenza di un trend positivo per lo sviluppo della società, le misure restrittive che l'azienda vuole applicare siano assolutamente inaccettabili. Qual è il ruolo della politica in tutto questo e del ministro? Beh, prima di tutto non farsi prendere in giro dal primo manager di passaggio, il cui unico scopo è rimanere 2 anni e prendersi un suo personale special award da 55 milioni di euro sulla pelle di lavoratori a 1.200 euro al mese. Poi effettuare una rigorosa attività di controllo sull'utilizzo delle risorse pubbliche a tutela dei posti di lavoro e poi tutelare le condizioni di lavoro dei dipendenti. Il governo deve porsi a fianco dei lavoratori e dei lavoratori team, che in questi giorni chiedono a gran voce di rivedere queste misure, o altrimenti, signori, quella è la porta. Grazie.